Buongiorno. Allora, partendo dal fatto che pensavo di fare uno di questi video, perché vedete che qui ho quattro palette da farvi vedere, però mi accorgo che continua ad essere caldo e faccio fatica a me a truccarmi per il fatto che dopo 5 minuti che già sul trucco inizio a sudare sul viso. Per cui per il momento lascio ancora stare, vi devo ancora far vedere anche i coupiards, quelli nuovi, però per il momento, come vi dicevo, preferisco lasciare stare perché secondo me fa ancora troppo caldo. Infatti adesso sono qui con la finestra aperta e poi c'è un altro discorso: lascio la finestra aperta se qui sotto passa qualcuno o cosa. La macchinetta lo registra, per cui non posso continuare il video, specialmente se sto facendo un video trucco che ho quei 5-10 minuti in cui ho veramente bisogno di poter parlare solamente io per mettermi l'ombretto sugli occhi. Allora ho pensato di continuare con i video decluttering. Allora, visto che volevo un attimino tentare di pulire un po' questi cassetti e vedere se c'è qui, ve ne mostro uno, ma sono tutti pieni, di vedere cosa riesco ad eliminare. Per cui inizio, non credo di riuscire a fare tutti i cassetti perché man mano guardiamo le palette e ci rendiamo conto cosa tenere e cosa no, però iniziamo. Ne ho preso uno a caso, praticamente sarebbe il primo da riguardare dopo quelli che avevo pulito nell'altro decluttering, che il video è uscito più o meno metà agosto, fine agosto. Allora, partiamo anche con questo. Le creme di Huda Beauty le tengo, mi sono piaciute e vedo che mi piacciono come palette, per cui queste le teniamo. Diciamo che qui, per quanto riguarda Huda Beauty, credo di tenere la maggior parte. Forse questa qui la tengo, che è la versione, la palette uscita il Natale scorso, diciamo Natale 2023, per cui la tengo anche questa. Questa qui. Allora, la tengo perché mi dispiace non averla, però se non ricordo male, non è una palette che mi piace molto perché mi sembra che mi abbia dato l'impressione che ci siano le colorazioni che si assomigliano un po' troppo tra di loro, ma comunque la tengo. Questa qui è un'altra di Huda Beauty e tengo anche questa. Di qua ce ne sono altre due di piccole, tengo anche queste. Diciamo che Huda Beauty di base non è uno di quei marchi che pensavo di eliminare. Qui sotto la Desert, anche se diciamo che ha cambiato stile di palette, perché vedete che questa qui è ancora incartonato, mentre queste qui ho iniziato a farle con il pack in plastica. Diciamo che anche questa qui la tengo. La Rose Quartz, anche questa qui la tengo. Cioè, sono tutte palette di cui pensavo di cioè pensavo di trovare qualcosa di liberarmi, ma per il momento non sto trovando niente. Anche questa qui la tengo, la Nude Nude. Qui sotto la Mercury Retrograde tengo anche questa. E per finire, qui sotto c'è la Remastered della Gold Rose e tengo anche questa, diciamo. Diciamo che per il momento Huda Beauty rimane qui completamente con tutto quello che ho. Melissa Tani, tengo anche questa. Poi di qua Mulac, questa è l'ultima palette uscita di Mulac, la Differente XX, quella per i 20 anni. La tengo, non volevo prenderla perché
Visto che è un'edizione limitata, non so nemmeno se in negozio la si può trovare o in negozio sul sito di Mulok, perché io l'ho presa da Douglas, perché anche Douglas rivende Mulok. Però vi devo dire che la texture mi è piaciuta di questa palette, per cui la tengo, anzi la rimetto dentro la sua confezione. Charlotte Tilbury, tengo anche questa. Perché per me questa palette di Charlotte Tilbury, che dovrebbe essere quella uscita, mi sembra che vi faccia riflesso, per cui guardo anche di chiuderla, così evitiamo di avere riflesso dei colori. Ma questa palette di Charlotte Tilbury è uscita a Natale dell'anno scorso, sempre Natale 2023, però mi è piaciuta, è l'unica palette di Charlotte Tilbury su di me che mi è veramente piaciuta, perché ne avevo provata un'altra di quelle con il pack tipo questo, ma non mi è molto piaciuto perché trovavo le colorazioni troppo poco pigmentate rispetto alle altre palette che sono abituata ad usare, mentre questa qui mi è veramente piaciuta. Allora, questa palette penso di non tenerla. È la Rosy di O la tengo. Adesso che la apro, O la tengo. È la palette di Vanessa Giletti, se non sbaglio nome, che è una youtuber che ha creato un suo marchio. Ho voluto prenderla giusto per provarla. Allora, da primo acchito mi era venuto il dubbio che fosse troppo rosa. Però adesso che l'ho aperta, diciamo che la tengo. Tarte, tengo tutto anche di Tarte, che c'ho questa e questa. Allora, queste due di Tarte le tengo. Qui c'è una plastichina. Comunque, questa di Tarte la tengo, che è la Full Blonde, che non so se quelle che vi mostro siano edizioni limitate. L'altra di Tarte che ho è la Mane Arter, se non sbaglio a dirvi il nome, e anche questa qui la tengo. Cioè, sono quelle palette che le ho usate per farvele vedere nei video, poi non le ho più usate, però diciamo che questi video decluttering servono anche a me. Oltre per liberarmi spazio, anche per rendermi conto quale palette posso iniziare ad usare per i trucchi. Poi, queste me ne libero. Sono due palette di Yves Rocher. Quando ancora prendevo i prodotti di Yves Rocher erano uscite queste palette. Come colorazioni non sono niente niente male, però non ho più a che fare con il marchio, non le uso perché sono messe qui e non le uso. Poi sono quelle palette che, allora, a parte che, come vedete, palette occhi ce n'ho, per cui le colorazioni le posso sempre recuperare in altri marchi che uso più volentieri. Poi c'è il discorso che queste palette non hanno lo specchio, che è una cosa che a me dispiace moltissimo perché la trovo molto utile avere anche lo specchio, ma comunque in via generale non utilizzo più il marchio Yves Rocher per nessun prodotto. Sono passata ad avere più una collaborazione tra virgolette con Avon, perché ogni mese mi prendo qualcosa, vi faccio vedere quello che prendo e sotto vi lascio anche il link del mio shop online se volete prendervi qualcosa. Per cui Yves Rocher l'ho proprio accantonato, per cui abbiamo trovato qualcosa da eliminare. Morphe. Allora, di Morphe personalmente ho molto sentito parlare di questo Morphe. Però a me le palette non è che piacciono molto. Come vedete ne ho due. Questa che vi sto mostrando, perché mi sembra che loro si girino come palette mettendo i numeri. Questa qui è la numero 35C. Allora, come ombretti non è che mi piacciono molto, perché secondo me ci manca qualcosa di qualità. Visto che
utilizzo anche dell'altro, questi qui di Morphe non mi hanno mai molto molto convinto. Al di là del prezzo rispetto alla grandezza delle palette, che ci sta per un prodotto low cost, però personalmente non mi hanno mai convinto, per cui questa la elimino. Questa qui, che c'è invece, è invece la 35M, mi sa che elimino anche questa, perché non mi hanno veramente convinta. Mi aspettavo qualcosa in più nel momento in cui le ho prese, e perché sentivo veramente parlare abbastanza sui video YouTube, perché anch'io alla fine vengo un po' portata agli acquisti seguendo un po' i video che vedo, e vedendo se i prodotti mi possono interessare, girando sui siti se vedo le colorazioni che mi possono interessare, se c'è qualcosa che potrebbe piacermi. Però queste qui di Morphe non mi hanno mai convinto, infatti me ne libero. Laura Mercier, l'unica palette che ho di Laura Mercier per cui la tengo, è questa qui, di questi colori neutri, per cui questa qui la tengo. Di qua la palette di Eyeshadow Palette di Cosmify. Allora, questa qui, un marchio che ho iniziato a trovare un po' dappertutto, cioè nel senso che ho visto che lo rivendono anche Douglas, qualcosina mi sembra che tenga, e OVS, per dirvi. Sono riuscita a trovare, a vedere questa palette nel momento che è uscita, dopo che io l'avevo presa circa un mesetto dopo, anche da OVS, per cui è un marchio che ho iniziato a vedere un po' dappertutto. Vista così sì, è carina, però boh, non lo so, cioè di per sé non mi ha proprio mai convinta questa idea di Cosmify, per cui non lo so, cioè nel senso che se guardiamo Mulak, è sempre nato da una youtuber, da Cindy, che faceva video su YouTube e ha creato il marchio Mulak, però Mulak è riuscita, lei da chi si è fatta appoggiare o cosa, è riuscita a creare un marchio valido, perché ad oggi diciamo che Mulak personalmente lo vedo molto conosciuto. Questi prodottini così di Cosmify mi sembrano che siano quei prodotti, sì, li facciamo, però sono quelle, come le chiamano, anche stelle cadenti, mi sembra, quei marchi che nascono, resistono un anno o due, poi non si trova più niente. Per cui mi dà molto l'impressione questo Cosmify di questa idea. Tempo addietro, qualche volta facevo un giro nel sito se vedevo qualcosa che poteva interessarmi, però alla fine non vedevo mai niente di interessante. Vedevo questi youtuber che, per esempio, cosa posso nominarmi, che ce ne sono all'interno, quei 5-10, che fanno uscire un loro prodotto e poi si fermano con quel prodotto, per cui non è una cosa che mi piace molto, cioè vedo proprio una cosa un po' messa lì, fatta per il fatto che mi piace il beauty, mi piace il beauty, c'ho molti iscritti, provo a fare un mio prodotto appoggiandomi a questo Cosmify, ma alla fine quel prodotto sì, va, ma non è quella grande espressione come secondo me ha fatto un salto di qualità e di vendita di prodotti che ha fatto Mulak, per cui anche questa qui la elimino. Chiara Ferragni. Allora, Chiara Ferragni, questa qui è la palette quella grande, non so nemmeno io se tenerla oppure no, sono un po' indecisa. Vi dico anche perché, con tutto quello che è successo ultimamente di Chiara Ferragni, quasi non me la sentirei di fare un video su un suo prodotto solamente per il fatto di non incentivare chiacchiere sotto il video, nel senso che io l'ho presa un po', diciamo, un po' lasciando lì il discorso, nel senso che
Nella sua vita le è successo questo e questo è. Però non, so anche che avendo, perché vi dico che ero iscritta ai soci di Chiara Ferragni, ma mi sono disiscritta perché a un certo punto mi sono accorta che sotto ai suoi, quello che postava, c'erano commenti che ormai erano un po' troppo pesanti nell'insultare questo che l'altro. Non è quello che cerco quando apro i social, nel senso che apro i social per straviarmi, per vedere cosa dicono e non per entrare a valutare le polemiche che si vogliono creare, per cui non è l'ambiente per me quando voglio aprire i social, per cui ho smesso di averne a che fare, diciamo che elimino anche questa. Di qua invece c'è una palette di Avon. Allora, questa palette di Avon, che se riesco a farvela vedere, non è più in vendita, ma comunque è fatta così. Questa palette me l'aveva spedita una ragazza che fa ancora ad oggi, almeno credo, la rappresentante di Avon, però a quel periodo era un po' l'inizio forse, e mi ha spedito questa palette per fare un video e parlare dei prodotti di Avon, prima ancora che io decidessi di entrare in questa Avon per fare i video mensili, diciamo. Però vedo che non utilizzo e la elimino. Però questa qui è una di quelle palette di Avon che diciamo è la mia prima palette Avon che ho ricevuto. Adesso che ho il mio shop e la mia collaborazione con Avon, me le prendo mese per mese e ve le faccio vedere, anzi vi faccio vedere mese per mese quello che più mi piace di Avon. Questa qui, Cosmify, anche questa qui la elimino, sempre per il discorso che vi ho detto prima, carina l'idea, carine le colorazioni, però resta il fatto che se penso di farvi un trucco in cui la uso, so già che non la uso perché preferisco prendere una di quelle che vi ho già fatto vedere, per cui anche questa la elimino. Per finire, qui abbiamo Umbra di che, infatti stavo già pensando di fermarmi dopo con questo video. Diciamo che gli altri cassetti li guardiamo strada facendo in un altro momento. Qui abbiamo Urban Decay. Urban Decay non è più rivenduto da Sephora. Sephora mi ha risposto che ha fallito come marchio, però personalmente ho visto che Look Fantastic, Cult Beauty Bay, non sono convinta. Comunque ho visto che più o meno questi siti continuano a tenere il marchio, per cui non ho capito se sia realmente fallita oppure se con certi rivenditori non sia più stata in grado di collaborare o cosa. Allora, qui c'ho la Nike Honey. Allora, diciamo che non le getto via perché mi dispiace, però allo stesso tempo non so se utilizzarle o cosa. Qui c'ho la Metal Mania. Infatti, questa qui, la Metal Mania, mentre tutte le altre più o meno arrivano del periodo in cui su Sephora c'era il marchio, questa qui mi sa che è una di quelle che avevo preso su Beauty Bay, se non ricordo male, per farvi capire che il marchio continua a lavorare, però non è più disponibile su Sephora. Poi di qua c'ho la Wild, carina anche questa. Di qua c'ho la Sherry. Questa qui è una di quelle che non mi è molto piaciuta perché queste colorazioni viste così ancora ancora si vedono la differenza tra i toni, però se non ricordo male sono molto simili tra di loro sfumate sugli occhi, per cui questa qui non mi è molto piaciuta, però non è il momento che mi sento di liberarmene. Nike Smoky, queste qui sono quelle palette storiche, diciamo.
Questa qui è la Nake 2, anche questa qui per il momento la tengo. La Nake Head è un'altra palette di quelle che hanno le colorazioni abbastanza simili tra di loro quando si sfumano, però come vi dicevo non è il momento che mi sento di liberarmene. Questa qui, l'Ultraviolet, anche questa qui la tengo. Di qua cosa c'ho? La Stoned Vibes, vediamo che palette, ecco, questa qui ni, perché diciamo che c'ha pochi colori opachi, ok, c'ha quelli giusti, il chiaro, il medio, il più scuro, però poi ci sono un po' troppo colori shimmer, diciamo che questa qui sto un attimino valutando di non tenerla, perché probabilmente non la userei neanche per farvi un video, per cui ho trovato qualcosa da eliminare. E questa qui, la Born to Run, anche questa qui palette storica per quanto mi riguarda, però diciamo che anche questa qui per il momento la tengo. Ok, abbiamo liberato questo cassetto, mi fermo qui perché mi accorgo di aver già fatto 20 minuti di video. E in conclusione, se riesco a spostarmi un po' con i prodotti, sono riuscita ad eliminare queste palette che vedete qui, sono quelle che ho deciso di eliminare. Ciao e al prossimo video!